Gold Saved in Wine, siamo venuti a portare la primavera a Milano, ma Giovanna, penso che dalla tua parte la primavera, insomma, sul Vulture in Basilicata, a che punto siamo? È una primavera particolare per noi, perché questa è la primavera di quarta generazione, quindi siamo contenti di essere a Milano, è la città che mi ospita poi da tanti anni, e di essere con voi. Quindi sei milanese d'adozione, oltre ad essere... d'adozione da 12 anni. Vabbè, quindi allora siamo più a casa tua che mia stasera. Ecco, ma allora la domanda in più, a parte questa primavera, che ovviamente il vino che porti è il tuo aglianico, come lo prendono i milanesi l'aglianico? Non è proprio l'aglianico del Vulture, è un vino che ha un suo bel caratterino. È un vino che è da sempre è stato molto spigoloso, un vino da meditazione che è stato sempre approcciato da una nicchia del mercato. Devo dire che oggi l'aglianico del Vulture di quarta generazione ha avuto un bel riscontro, sono contenta, in quanto l'hanno trovato, tutti mi hanno detto, molto fresco, molto più rotondo e molto più morbido, diverso da quelle che solitamente erano abituati ad assaggiare. E quindi ecco, anche la quarta generazione si affaccia al mercato e sa più o meno quali sono i gusti, no, del pubblico. La quarta generazione è proprio cercare di approcciare un pubblico diverso di quello che è sempre stato l'aglianico del Vulture, pubblico che ci è venuto a trovare questa sera, quindi siamo completamente in target. Siamo contenti perché siamo piaciuti chi già conosceva l'aglianico del Vulture e chi non l'aveva mai approcciato. Beh, in effetti direi che è un vino che si riconosce che aglianico, questi profumi un po' affumicati, molto di sottomosco, molto ombrosi, però poi in bocca c'ha un passo molto moderno, morbido, ma non quella morbidezza dell'aglianico di qualche anno fa ottenuta con la barrique, è una, non lo so come fate, ma è una morbidezza più naturale, direi. Noi iniziamo il nostro percorso in vigna, e in quanto innanzitutto questa è una selezione personale di soli 3 ettari, siamo a Barile e Macarico tra due colate laviche a 500 metri d'altezza, vendemmiamo la prima settimana di novembre e quindi per poter arrivare così in là col tempo abbiamo fatto diverse scelte, tra le quali alleggerire il peso della pianta a 1,5 kg e quindi consentire alla pianta di raggiungere una completa maturazione. Di conseguenza abbiamo raddoppiato le piante per ettaro, se ne contano oggi 6.200. I nostri vigneti sono completamente a conduzione biologica, non usiamo sistemi di irrigazione, di conseguenza non avendo le radici spazio in superficie per svilupparsi, devono scavare nel territorio vulcanico, il che conferisce al vino questa mineralità che gli consentirà anche un invecchiamento negli anni. Inoltre in cantina facciamo una prima fermentazione tradizionale dei vini rossi a temperatura controllata, una seconda fermentazione malolattica in legno, dopodiché ritorna in legno per un altro anno e fa un 50% in botte grande e 50% in botti piccole nuove, per poi fare l'inverno in acciaio e 6 mesi in bottiglia prima di approcciare al mercato. Quindi ecco, avete visto, nonostante tutto quello che ha detto Giovanna, che sembra complicato, in realtà il vino è estremamente, cioè proprio perché è così, c'è questa lavorazione molto attenta, ha un'immediatezza che tanti altri aglianico non hanno. Già stasera è bevibile, piacevole, comunicativo, però mantiene quella rabbia del vulcano che ci piace, esatto. Perché altrimenti la grinta ecco, adesso la vedo difficile però per te continuare a stare tanto a Milano, un'ora in poi, o sbaglio? Abbiamo trovato un bel compromesso, perché c'è chi segue la produzione nel Vulture, io riesco a scendere una volta al mese, quindi è perfetto. Puoi girare il mondo e fa da ambasciatrice, esatto, del Vulture. Esatto. Grazie mille, in bocca al lupo.